Salve a tutti ragazzi, eccoci qui ritrovati in questo nuovissimo video e come vedete oggi siamo sul gioco di Ciccio Gamer 89, What the Pin. Ovviamente io non posso ancora avere la skin, però io mi ricordavo di avere una bellissima skin. Comunque, perché io nel cellulare ce l'ho, ma non riesco, aspettate un attimo per la luce, non riesco ancora a settare bene, come si chiama? Il mio account vecchio, purtroppo. Quindi per il momento mettiamo i craft YT. Vi porterò con me in questo gioco bellissimo. Ok, ci siamo. Cambiato account, cioè non cambiato account, ma ha cambiato il nome. È un gioco semplice, è molto simile a Clash Royale, però si ha sia l'online che purtroppo ancora non disponibile. E poi abbiamo una campagna che ci permette di upgradare carte e di trovare bauli ogni vittoria. Queste per il momento sono le poche carte che io ho, non ne ho tantissime perché purtroppo qui me l'ha fatto riniziare il gioco. Cazzo, io sono a livello 8 nel mio, nel cellulare, perché mi piace veramente tanto come gioco. E oggi volevo portarvi comunque un gameplay, visto che di questo sinceramente io non ne avevo mai portato. Abbiamo varie carte con nomi veramente strani. Bisogna in poche parole avere un tot di elisir e buttare quello che si ha. Semplice. Cioè non è tutta questa cosa veramente impossibile. Bisogna sfornare e poi soprattutto l'elisir è molto più veloce rispetto a Clash Royale nel caricamento in se stesso. Ovviamente, come vedete, le carte hanno un alone nero che pian piano diminuisce, cioè è il tempo che bisogna aspettare per avere la carta disponibile per poi buttarla. Più costa la carta, in teoria, più bisogna aspettare come secondi. Come vedete, sforno tantissimi arcieri, ma sforno pochissime donne con la pentola, che sono veramente forti. Hanno molta vita, poca forza, però danno colpi in una maniera impossibile. Adesso abbiamo vinto e come vedete un baule di legno che ci sta, comunque ci dà un po' di soldi e sempre delle carte. Come vedete questa appena sbloccata, ovviamente andremo già ad upgradarla per il prossimo livello. Si può fare anche da qui, certo. Ce la mette in automatico per il semplice motivo che non abbiamo 6 carte nel nostro deck. E quindi fino a quando non si raggiungono 6 carte, ovviamente ce le mette lui in automatico quelle che troviamo. Successivamente, ovviamente, le carte ce le possiamo togliere, mettere come vogliamo noi. Come partiamo anche adesso, sempre questo purtroppo non è PC, ma è una campagna molto difficile perché più si va avanti e più diventa difficile anche affrontare anche il PC perché ci sa giocare veramente tanto il PC. Ho buttato questo ragazzone con la bomba. Col bazooka nelle spalle perché ha una forza veramente tosta. Lui aveva una lucertolona, come avete visto, che fa da tank in una maniera assurda, veramente. Purtroppo le mie carte costicchiano un pochino e non è che si possa fare tutto quel che si voglia. Infatti io la tuono non l'ho mai usata, però purtroppo qui per il momento sono costretta ad utilizzarla perché non ho abbastanza carte. Anche questa comunque è un'altra vittoria di quelle semplici. Quindi con questa vittoria potremmo andare ad aprirci un altro baule che non è di quei bauli ottimi, però andando avanti aiuteranno veramente tanto. Infatti qui già una carta l'abbiamo. Ok, abbiamo trovato una nuova carta, Puzzi, la dovremo upgradare perché abbiamo anche siamo anche saliti di livello. Ecco, questa è una cosa buona perché i creatori di questo gioco sono molto intelligenti perché hanno dato cose utili, danno sempre le gemme quando si sale di livello. Lo upgradiamo anche questo e adesso andiamo direttamente a fare la prossima partita. Perfetto, ci siamo, proviamo subito a utilizzare questo tipo qui che corre e si dà un colpo e muore con l'altro. Molto intelligente. Qui giustamente proviamo a fermare il tutto, perché cazzo è da fermare tutto quel puttanaio che sta arrivando. Questa carta non ce l'ho mai avuta io, neanche nel cellulare ce l'ho, ed è molto forte, dovrebbe essere molto forte il tipo sopra quel tasso. Ovviamente noi abbiamo un difensore che è quella donna con la pentola, raga, che fa un male cane assurdo. Intanto abbiamo quella cosa verde che va ad attaccare come se non ci fosse un domani, perché ha pochissima vita, ma caga il cazzo in una maniera veramente assurda, perché si autosforna in
tante volte perché ha una ricarica velocissima. Come vedete, io ne sto sfornando tanti, come gli arcieri, anche questa è un'altra vittoria, raga. Tutti questi livellini sono veramente semplici da fare, perché poi quando arrivi al 50esimo, al 60esimo, inizi a sudare veramente. Non è semplice. La fulmine la stiamo quasi per portare a un livello. Ecco qui, si mette a scaricare. Ecco qui, ragazzi, come vi avevo detto, Hakuna Matata, ragazzi. Abbiamo la possibilità. Intanto mi hanno regalato molte monete e mi hanno regalato anche tante. Ecco, codici promozionali. Comunque, continuiamo la nostra storiella d'amore verso questo gioco. Abbiamo un bel po' di oro, come vi ho già detto. Abbiamo già anche un bel po' di gemme, perché comunque ce le ha regalate il gioco. Siamo livello 2, questo qui è livello 1. Dovremmo in teoria batterlo come gli altri. L'unico problema che ho notato per questo giochino è che purtroppo il caricamento è veramente lento. Non essendo una cosa online, è da dei seri problemi, perché cazzo, se non sei un gioco online è impossibile che tu sia così lento. Però magari è una cosa che andranno a migliorare, chi lo sa. Come vedete, anche noi abbiamo il nostro bellissimo coso che lancia le bombe, anche loro ce l'hanno, giusto che sia così. Però io ho la fulmine, giusto? Anche lui ha la fulmine, però lui ce l'ha sicuramente a livello più basso. Dovremmo provare a rompergli il culo, visto che anche lui l'ha utilizzata. Dovremmo rompergli il culo adesso. E infatti, ragazzi, siamo già arrivati a base. Anche questo è stato battuto come se non ci fosse un domani, perché con tutta la roba che si trova davanti è d'obbligo che vada a morire. Imadedis, mi dispiace tantissimo, anche a te. Ti abbiamo battuto, anzi, baule d'argento, 43 d'oro, sempre un po' di esperienza che fa comodo. Possiamo upgradare quello lì, che è ottimo. Abbiamo trovato una carta che a me piace tanto. Abbiamo trovato una carta che a me piace veramente tanto. Questa è forte perché caga il cazzo in una maniera assurda. Ok, queste cose che ti mette in automatico, adesso vediamo. Upgradiamo, visto che abbiamo comunque tante monete, sto tizio qui lo portiamo subito al 4, così almeno inizia a dare una mano importante. Come vedete, adesso possiamo già iniziare a modificarci il nostro deck. Abbiamo questo che si chiama Luzzi. E io lo metterei al suo posto. Ok, costicchia un tantino, ma fidatevi di me, aiuta veramente tanto nella cosa. Ok, questo qui ha le carte molto forti. E come vedete, c'è uno stregone con un teschio sopra. Questo è fortissimo. Questo dà la vita. È una bomba quello. È una bomba veramente forte, forte, forte. In più, lui ha anche un tank. Questo coso che ha la testa blu. E quello è fortissimo, anche quello è veramente forte. Però ragazzi, questo qui che mi sono appena messo nel deck, vi dovete fidare di me, è veramente forte. Abbiamo due tank a confronto, ovviamente ha vinto il mio, perché avendo così tante cose dietro è d'obbligo. Come vedete, con un colpo distrugge tutto, o perlomeno quelli che hanno una vita pari alla sua, ovviamente. Mi sembra d'obbligo. Quello a livello 3 l'ha shottata, ad esempio. E anche questi stregoni qui ovviamente sono semplici da andare a distruggere. Andiamo un'altra volta con un altro tank. Ne abbiamo due di quelli che vanno a shottare in una maniera assurda. Anche questa, giustamente, mi sembra anche misero dirlo. Milkman l'abbiamo battuto come se non ci fosse un domani. Avete visto che. A me piace anche commentarlo questo gioco, perché è un vaneggio assurdo. C'è un gioco veramente strano, mi piace molto commentare questo tipo di gioco. Ecco, sì, ovviamente non andremo mai a shoppare, però nel frattempo ci miglioriamo tantissimo, perché devo dire la verità, non serve a nulla shoppare in questo gioco, perché regalano talmente tante gemme, perché una volta al giorno ti danno le gemme. Se becchi codici promozionali tramite YouTube, bla bla bla, si trova altro. Quindi ti danno carte, ti danno gemme, ti danno oro. Non serve assolutamente a nulla shoppare, ve lo dico già. Infatti non shopperò mai, perché con tutte le cose che riesco a trovare non servirà a nulla shoppare. Andiamo a sprecare un 5 di elisir, era per uccidere il tipo, ma purtroppo non ci sono riuscito. Mi dispiace. Dobbiamo metterci lui, perché lui, questo che ho appena sfornato, è sempre forte. Ve lo dico per esperienza. E adesso dovremmo averla vinta anche questa, senza molti problemi. Abbiamo due sciamani, sciamani si possono dire.
chiamiamoli sciamani, e sono veramente forti. Come vedete, quelli in coppia con le... Ok, è vinta anche questa. Io per spirito sportivo mando una donna lontana. Abbiamo vinto anche questa, semplice, easy, captabile. Allora, per oggi voglio arrivare almeno al livello 10, poi ci fermiamo. Perché altrimenti diventa già difficile. Devo upgradare un po' di più le carte. Dobbiamo cercare di... Ecco, lo vedete? Ci sono altri evocatori come te. Ok, bla bla bla. Ecco. Proprio questo io non lo volevo fare. Però andremo a farlo. Non capisco perché mi sta sbloccando questo che dovrebbe essere in Arena 7. Però dai, un piccolo blackout. Ce lo facciamo un attimo. Dai. Questo ha tutte le carte all'uno. Quasi tutte. Dovrebbe essere semplice batterlo. In teoria, spero vivamente che sia semplice da battere. Aspettiamo un attimo che si ricarichi l'elisir, perché raga, dobbiamo andare di sciamano assolutamente, perché altrimenti non andiamo avanti per il momento. Buttiamo anche un altro arciere, lui ha molti arcieri che vanno a... Ecco qui, ovviamente lui ha usato un... Raga, non muore dalla fulmine, cioè, ve ne rendete conto quanto sia forte questo tipo? È fortissimo. Cazzo, anche questa è vinta. Sfidare queste persone qui è veramente easy. Quindi butto un altro sciamano. Ne abbiamo due. Perché uno è morto. Raga, è vinta. Cioè, ok, lui ha messo molta difesa, ma... Ma con chi cazzo vi state a mettere? Siamo contro i craft YouTube, è anche comprensibile. Qui, come vedete, si va con esperienza. Infatti siamo migliorati. Livello 3 ci dà altre 20 gemme. In più... Mi ha dato anche un baule che adesso noi andremo a sbloccare, perché tanto abbiamo le gemme, vaffanculo. Me ne ha regalate un paio, quindi utilizziamole, perché dobbiamo, come avete visto, dobbiamo sbloccare sia carte, ma soprattutto dobbiamo upgradarle. Quindi, ci mancano quanti livelli in questa mappa? Ce ne mancano te, 3, 3. Ci upgradiamo giustamente la fulmine, perché aiuta. E andiamo a farci gli ultimi tre livelli. Lui inizia subito cattivo. Cattivo, cattivo. E questo mi dà fastidio, perché adesso ti butto subito uno sciamano che mi fa un po' di piazza pulita. Buttiamo anche... lui c'ha una carta. Ha una carta forte. Ha una carta... No, 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 non la voglio utilizzare. Aspettiamo un attimo. Lui aveva una carta strana. Un tipo che ha saltato. Non l'ho mai vista quella carta. Forse perché non ce l'ho mai avuta. Non capisco perché. Aspettiamo un attimo, scendiamo col doppio sciamano che va a rompere il culo, raga, in una maniera veramente assurda. Adesso dovremmo aver vinto. Ti butto anche una fulmine per cagarti il cazzo, per farti capire che hai perso. Mi dispiace tanto, hai perso anche questa. Buono così, cazzo. E ci apriamo anche un altro baule, che è sempre di legno, però dà una carta che aiuta. Anzi, tre me ne ha date, quasi possiamo migliorare. Questo tipo qui che diventa fortissimo, io ce l'ho, mi sa, a livello 12, se non mi sbaglio. Finora ti è piaciuto il gioco? Certo, non te lo valuto però. Andiamo avanti, sì, proviamo a fare anche questo, ormai ci siamo, ce ne mancano due, cazzo, proviamoci. Ok, lui va cattivo, cattivo, infatti ha una bomba, madonna. Se lei avanza, ecco, quella è forte ragazzi, quella è veramente forte, quello che c'è dietro il tank. È una bomba assurda. Quindi proviamo a fare così per aiutarlo un attimo, perché c'è anche quello che lo cura. E sarà difficile questa gara. Sarà veramente difficile, perché c'è quel tipo che lancia le bombe ed è veramente forte. In più mi ha rallentato un attimo. Se continua a tenersi lo sciamano, mi sa che la perdiamo. Perché quello sciamano veramente rompe il cazzo. Rompe il cazzo, non sembra. Io adesso sembra che sto sprecando elisir, ma è una tattica che funge. È una tattica che funziona. Anche se non abbiamo un tank, non ci abbiamo niente, ci sta iniziando a dare dei piccoli problemi. Uccidiamo lo sciamano finalmente, che è veramente utile uccidere un cazzo di sciamano. E questo qui adesso mi ha spawnato una merda lì davanti che... Cazzo, dà un fastidio assurdo. Però abbiamo un quantitativo di roba, raga. Guardate come si sforna la roba con una bella fulmine. Andiamo a distruggere tutto. E abbiamo battuto anche questo. Perché, sinceramente, con tre sciamani, un lanciatore di bombe, un arciere, due tank lì davanti, che uno, vabbè, non ha vita. Però la donna ne ha vita. E raga, abbiamo vinto clamorosamente. Questi cazzo di tre sciamani che vanno a fare così. Sono
Ci sta tantissimo, ci sta tantissimo. Questo è il nostro penultimo baule, che dà sempre esperienza. Altre tre donne baffute per noi. E vediamo un attimo, perché ancora con ste cazzo di offerte potremmo andare a perdere l'ultima. Raga, potremmo andare a perdere l'ultima. La proviamo lo stesso. Ecco qui, ragazzi, ultima gara per oggi. Partita, questa è l'ultima, veramente. C'è un giocatore che, quello con la spada, è fortissimo. È fortissimo perché è lentissimo. Quando colpisce fa un cazzo di male assurdo. E in più lui mi usa la fulmine in tutta incazzatura. Raga, prima che si muova, andiamo a sistemarci un attimo per ripartire con molta calma. Con molta calma e pacatezza, perché ve l'ho detto, questa è una gara difficile. E soprattutto è l'ultima. E non sarà semplice, perché con quel tipo lì ci spaccheranno il culo notevolmente. È forte quel tipo, però lo stiamo counterando bene, perché li buttiamo tanta di quella merda. Li sto buttando, che dovrebbe essere vinta. Io non pensavo di riuscire a vincerla, però raga, è vinta anche questa. Ci apriamo un bel baule d'oro, che ci dà un bel quantitativo di merce. E chiudiamo anche il video, perché sono già 20 minuti di registrazione e non vorrei fare un video molto lungo. Baule 40, perché siamo molto livello basso. Dovrebbe darci un bel po' di carte. Infatti, questo ce l'ha fatto. Perché è la prima nostra epica. Smith il tasso. Che, ragazzi, questa è una carta che spacca il culo. Finalmente posso togliere la carta che non mi piace, che vi ho già detto qual è. Sempre se funziona il touch, magari ogni tanto. E togliamo. Cazzo, raga. E la togliamo, sì, la togliamo, sì. Sempre se la trovo. Dov'è che sei? Ok, raga. Questo ha 975 di salute. Cazzo. Deck pesantissimo. Ma, raga, non è nulla avere un deck così pesante. Perché, sinceramente, ve lo dico da buon giocatore, perché sono livelli bellini. Questo non è un problema. Non è un problema. Quindi, ragazzi, che dire, per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Facebook, Instagram in descrizione. Vi lascio anche il link del mio programmatore, sempre in descrizione, così andate al suo canale e visitatelo, mi raccomando. E attivate la campanella per tutte le notifiche. I mi piace purtroppo li prendo solamente dal PC, quindi rientrate se lo state guardando dal cellulare, per mettere mi piace dal PC, perché è molto importante per il canale. Ci vediamo direttamente martedì con un prossimo video. Se vi piace questo video, lasciate molti like, che vi riporto What the Hin. Bella.